Io personalmente ho un'altra chiave di lettura. Premetto che io sono prodotto del colonialismo di per sé, sono figlio di madre italiana e di padre libico. E da parte di mio padre appartiene a una vecchia famiglia tripolina, noi siamo sempre stati all'opposizione, siamo andati via dalla Libia e io non posso in nessun modo essere confuso con il governo di Gheddafi o con il regime. Quindi ero ben contento se una rivolta fosse esplosa e fosse successa. Che cosa? I miei contatti mi avevano parlato a suo tempo, già nei primi mesi, ma non amando molto le teorie cosiddette cospiratorie o cospirazioniste, non detti ascolto a chi mi aveva raccontato la storia dell'arresto del braccio destro di Gheddafi, suo capo del cerimoniale diplomatico, a causa di strani contatti con i francesi. Non detti retta allora e non detti retta neanche nel momento dello scoppio delle rivolte, ci pensai soltanto dopo. Che cosa è successo? A Bengasi, per l'effetto emulazione con quello che è successo a Tunisi o al Cairo, è effettivamente scesa in piazza la popolazione. Parte della popolazione è scesa in piazza, la narrativa è che ci sono stati scontri con la polizia. È partita immediatamente, dallo stesso giorno, la gran cassa delle notizie Al Jazeera. Al Jazeera che aveva fatto un lavoro che io ritenevo più che egregio, più che bello, per la Tunisia, per l'Egitto, e non ho avuto alcun dubbio sulla bravura, la capacità dei ragazzi, dei giornalisti di Al Jazeera. A un certo punto, avendo io accesso diretto alle fonti, alle persone, a Bengasi, a Derna, a Tripoli, sentivo queste notizie e chiamavo e dicevo, ah, stanno bombardando Tripoli. Dicevo, no, veramente qua non hanno bombardato niente, non ho visto nessuno, siamo andati al mare, stiamo giocando, non c'è nessuno. Chiamo gli ombrichetti, ma come c'è stato un massacro? I congolesi, i mercenari congolesi per strada massacrano la popolazione. Vado a vedere i congolesi, la foto del congolese, il cappellino giallo, dice no, ma quelli erano gli operai del Hajj, non mi ricordo chi, che gli ha mandati contro i dimostranti quando li ha visti venire contro di sé perché stavano attaccando il suo corpo. Fosse comuni, apro sul giornale, La Repubblica, prima pagina, fosse comuni in Libia, migliaia di morti ammassati. Guardo quella, salto l'ultimo messo e cimitero nostro, questo è il cimitero di Giulia. Chiamo i miei di altra gente, sì, in effetti, chiamo Repubblica e dico, guarda Massimo, ma Giannini, ne ma sai, Al Jazeera. Vabbè, si fa così il giornalismo. Peggio, stavo a una televisione, ho visto fare le news, ho visto fare le news come l'hanno fatte. Perché stavo a una televisione, a un certo punto mi blocca l'ancora, ah, fermo, 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 abbiamo in diretta, era il secondo o il terzo giorno degli scontri, abbiamo in diretta uno da Bengasi. Allora io dico, ah, che bello, finalmente qualcuno ci dice qualcosa. E arriva questo tizio che comincia a fare un linguaggio in inglese arraffato, ma molto ansioso, fa, sto correndo, sto scappando, sparano da tutte le parti, ho visto corpi di donne slaughtered, gettate giù dai palazzi, i giovani bengasini a centinaia si levano le camicie e marciano contro i carri armati e vengono falciati a centinaia, ci sono cadaveri dappertutto, morti da tutte le parti. Io stavo lì e dicevo, ma, cioè, ma che, cioè, è evidente stai dicendo fesserie, no? Cioè, fermatevi, che cosa, lo sai, lo vedi. E guardo sotto, sotto pancia che parta, migliaia di morti a Bengasi, e fatta news, ripresa dai giornali, già dopo l'ho trovata sui quotidiani. Ma posso andare avanti per ore, 9 su 10 delle notizie lanciate da Al Jazeera nella prima settimana erano assolutamente false, assolutamente false, ingigantite alla potenza ennesima. Allora mi sono detto al sospettoso, ho detto, ma che sta succedendo? E al contempo a cosa è servito questo gran cassa di Al Jazeera? Nel permettere a Sua Eccellenza il Presidente francese Sarkozy di saltare su e dal primo giorno al secondo giorno urlare che Gheddafi era un criminale di guerra. Urlare che in Libia si stavano commettendo massacri e crimini contro l'umanità, un genocidio si stava commettendo in Libia. E questo senza un briciolo di prova, ma sulla base di alcuni blogger, che so bene chi sono, e la gran cassa di Al Jazeera. Veniva a dire, lo scopo qual era? Quello di bloccare ogni iniziativa diplomatica. Cioè, dichiarato Gheddafi un paria in quanto è. Ma attenzione, Gheddafi diventa un criminale di guerra sulla base di 2 giorni o 3 giorni di notizie di Al Jazeera, mentre l'avevi ricevuto alle Champs-Élysées per poter cercare di fare affari con lui, malgrado i 40 anni di crimini di guerra pagati da noi.
Allora adesso a quel punto sono diventato un criminale di guerra sulla base delle fuori di Al Jazeera per quei giorni. Non è bastato questo. Va avanti il discorso, lui comincia a urlare che sono in guerra, criminale, cioè, continua questa gran casa. Comincia a chiamare, guarda, l'assalto a Derna, alla caserma lì, non è stato fatto a dimostranti, li abbiamo catturati alcuni. Sono state due o tre colonne di islamisti, ma non nel nome dell'Islam, ma mercenari, che hanno attaccato la caserma, hanno preso le armi, l'hanno distribuite alla popolazione e agli insorti, i quali dal secondo giorno, dal terzo giorno, non erano più manifestazioni pacifiche, ma era un'insorgenza armata. Era un'insorgenza armata. Quindi a quel punto ho osato, devo andare nei miei bagagli, a ufficiali americani, come si sarebbe comportato l'esercito americano nella stessa situazione? E beh, la risposta non è stata del tutto incoraggiante. Però non è stato questo concesso a Gheddafi e alla Libia, è stato dichiarato immediatamente la risposta dell'esercito libico come una risposta violenta, come un genocidio. A quel punto, poi a quel punto, le cose anomale hanno continuato ad esserci. All'improvviso non erano gli insorti che armavano, ma i 200 paracadutisti, il generale Abdel Younis, che tenevano Bengasi, che d'accordo con alcune famiglie, a un certo punto viene fuori il Consiglio Nazionale Transitorio. Fatto da chi? Fatto da tutti ex seconde linee di Gheddafi, tutti belli pronti, giacchette, cravatta, messi lì, perché io sono il ministro della difesa, sono il ministro degli interni, sono il ministro di questo, sono il ministro di quest'altro, tutti già belli che parati. Allora anche lì ho detto, ma come? C'è un'insorgenza armata a Derna, a Beida, a Tobruk, nell'interno della Cirenaica, a Bengasi, e guarda caso all'improvviso abbiamo questi qui. Non abbiamo al potere il ragazzo che aveva con sé 60 armati a Bengasi, come in ogni rivoluzione decente, degna di questo nome, che dice il capo sono io. Perché? Perché c'ho 60 coi fucili. No, all'improvviso quello con i fucili stava sotto. I paracadutisti hanno mandato avanti questo Consiglio Nazionale Transitorio, che non si è ben capito chi fosse, come è arrivato lì, e questi hanno tenuto la città di Bengasi, dichiarando apertamente, continuano a fare dichiarazioni folli come quelle fatte da Mahmoud Jibril a Washington pochi giorni fa, se vi leggete i resoconti, addirittura Mahmoud Jibril dice che Gheddafi ha intenzionalmente inasprito la repressione in Cirenaica perché sapeva che sarebbero intervenuti gli occidentali e allora l'intervento occidentale avrebbe fatto scattare la coesione del popolo libico contro. Siamo all'assurdo. Fatto questo, proseguiamo con la risoluzione ONU voluta dai francesi, col primo attacco, i bombardamenti. E l'attacco è diventato una guerra. Portata a cosa sta portando questa guerra? Benissimo. Alla distruzione della Libia. Ma mi ha dimostrato la resistenza della popolazione della Tripolitania, che lui il consenso ce l'aveva. Che la popolazione della Tripolitania, e che sono libici anche loro, non hanno visto tanto bene questa narrativa occidentale sul popolo che insorge, perché molti dei miei mi hanno detto: ma io non sono libico anch'io, non sono cittadino anch'io, perché mi stanno bombardando? Perché non è neanche vero che il bombardamento è limitato alla guerra, perché stanno bombardando case, sono andati a bombardare Sebha, hanno bombardato Le Posi, hanno bombardato dove hanno ammazzato il figlio di Gheddafi e i suoi tre nipotini. Non c'erano Le Posi, la russa può dire quello che vuole, non c'erano Le Posi munizioni, e lo so benissimo, perché conosco metro per metro quelle ville. Non c'erano un deposito, non c'era un soldato, non c'era una cosa, nulla. Sapevano che c'era lui lì, sono andati e hanno Ma bombardato. quello è obiettivo militare. Lui è un obiettivo militare. E loro lo dicessero. Grazie, danni E lo collaterali. dicessero, e lo dicessero. Dicessero che l'obiettivo militare è Gheddafi, la sua famiglia, i suoi figli, i suoi nipoti, tutti qua, dicessero che quello è l'obiettivo, e noi traiamo le conseguenze della guerra umanitaria. Che se lo levassero di mezzo, per un favore a tutti. Ma a parte questo. La situazione adesso qual è? È uno stalemate, una situazione bloccata, dove grazie all'intervento NATO non si è impedito all'esercito libico di riconquistare le proprie posizioni in Cirenaica. Non si è sufficientemente forti per che quelli della Cirenaica possano sconfiggere l'esercito libico e conquistare Tripoli. Tripoli sta piombando nell'anarchia, il regime è finito, non sta reggendo. Secondo me, non so se dà ragione Frattini che dice domani pomeriggio, dopodomani, ma sicuramente a breve, in pochi giorni, avverrà questo, perché già si comincia a vedere che la non presenza di Gheddafi e i bombardamenti stanno spingendo la popolazione in fuga. Molta gente ha già lasciato Tripoli e le città vicine.
ci sono scontri quasi ormai da tutte le parti, quindi il regime imploderà. E questo è, mentre molti pensano che sia un grande successo, questo è l'errore più clamoroso. E l'implosione del regime, con tutte le armi che ci sono in Tripolitania, riporterà le tribù della Tripolitania ad affrontare quelle della Cirenaica. Si è riaperto lo scisma che era stato faticosamente chiuso fra le regioni della Tripolitania. Senza parlare del Fezzan, dove ci sono ancora 30.000 soldati comandati al colonnello Himmali, intatti, che tengono la parte sud per Gheddafi. E anche quello è un'incognita, e andare lì, in generale, che non sarà facile, neanche a fare la no-fly zone. Quindi Gheddafi c'ha la via al sud pronta, la Tripolitania imploderà, nessuno della Cirenaica potrà andarci a mettere ordine. Chi ci andrà? I francesi, magari, quanto vorrei vederli, guarda. Vado anch'io a Tripoli, guarda. Vado anch'io a Tripoli. Volete sparargli in colpo, vado anch'io a Tripoli.